nella diffusione poi della scolarizzazione femminile, no? Che a livello anche della borghesia, e della piccola borghesia, questa diffusione della scolarizzazione femminile fa sì che la partecipazione delle donne alla letteratura, no? Che in Italia in fondo nell'Ottocento è stata meno forte di quanto è avvenuto e avveniva nei paesi anglosassoni o in Francia, però rispetto all'Ottocento c'è una partecipazione molto forte, insomma, ormai delle donne alla società letteraria, no? E tra l'altro c'è un caso molto importante per l'Italia, il fatto che il secondo premio Nobel italiano è stato attribuito appunto ad una donna, Grazia Deledda, che ha avuto la sarda Grazia Deledda, che ha avuto il premio Nobel nel 1926 e che comunque già aveva cominciato la sua attività letteraria negli ultimissimi anni dell'Ottocento, poi a partire dal primo romanzo importante, Elias Sportolu, ha pubblicato moltissimi romanzi dove il rapporto col mondo sardo, no, viene proiettato in un senso fortissimo del mito e della contraddizione interiore, no, che lavora e corrode dall'interno dei personaggi, soprattutto personaggi femminili, no? E i suoi romanzi mettono spesso in evidenza, no, malinconie sotterranee legate al paesaggio sardo, no, al fascino del mito e delle risonanze interiori che il mito e le antiche tradizioni popolari, insomma, no, anche più violente, più dure, no, come tutto questo agisce proprio sulla vita di singoli soggetti. Ci sono spesso dei titoli con nomi di donne, Marianna Sirkka, Annalena Bislini, insomma, il personaggio femminile è proiettato nell'arcaicità del paesaggio sardo, no, e nel tentativo di costituire se stesse dentro questo paesaggio e fuori di esso. Ma poi però la Deledda, no, è un caso di particolare successo, no, mentre ci sono tante altre donne importanti nella letteratura del Novecento che si svolgono in una dimensione anche di rivendicazione della specificità delle donne e del peso che il mondo maschile ha nei confronti, insomma, la società maschile ha nei confronti della possibilità di una donna di esprimere totalmente se stessa e la sua interiorità e la sua partecipazione al mondo. Per cui, ecco, c'è una scrittrice che poi ha avuto vari sviluppi successivamente, ma che nel 1906 ha pubblicato un romanzo che viene considerato uno dei libri protofemministi italiani, Sibilla Aleramo, Una donna, no? Che appunto dà un'immagine particolare, no, della posizione della donna nella società culturale e nella società privata, personale del primo Novecento. Ma poi, appunto, se noi andiamo a vedere, soprattutto nel dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale, tra le due guerre, vediamo svilupparsi soprattutto una narrativa di grandissimo interesse con scrittrici che costituiscono veramente, danno luogo a un panorama veramente di grande interesse, scrittrici che cominciano a operare negli anni tra le due guerre, che molte delle quali continuano anche successivamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, qui possiamo fare soltanto dei nomi, che meriterebbero ciascuno proprio una piccola lezione a sé, in realtà, come Fausta Cialente, che è autrice, tra l'altro, tra molte opere, di un romanzo bellissimo che purtroppo oggi è abbastanza dimenticato, romanzo pubblicato nel 1936, Cortile a Cleopatra. Cleopatra è un sobborgo di Alessandria d'Egitto, dove la Cialente viveva, no? E che dà un'immagine molto particolare di questo mondo intrecciato, multiculturale, no? Come era allora Alessandria, no? È un mondo vivissimo, di grandissimo interesse. Ma dobbiamo ricordare Gianna Mansini, che è stato un personaggio molto importante nella cultura del Novecento, no? E che si è data ad una letteratura legata al senso della memoria, dove è molto presente, tra l'altro, in questa fase della scrittura delle donne
il modello di Proust, che agisce molto, insomma, come interrogazione della memoria e dell'interiorità. In fondo i risultati più alti in questo senso forse li dà un'altra scrittrice che ha avuto poi un ruolo molto importante anche nella organizzazione della vita culturale italiana fino a un certo punto del Novecento, che è Anna Banti, di cui voglio ricordare un romanzo, Artemisia, che appunto ripercorre originalmente la vicenda della pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi, no? La vicenda dello stupro subito, del processo che lei riesce a intentare allo stupratore, di questa costruzione di sé che ella fa, della sua specificità femminile attraverso la pittura. Quindi nella Banti, tra l'altro, si affacciano elementi in maniera molto misurata, ma elementi di tipo femminista. E un'ultima scrittrice, insomma, delle generazioni di primo Novecento che si può ricordare, che pure dà un particolare rilievo, insomma, all'autobiografia femminile, alla specificità della prospettiva femminile nella vita sociale e culturale, è Paola Masino, che fu compagna dello scrittore Massimo Bontempelli, ma che ha una sua originalità molto particolare, fino alla sua autobiografia incompiuta, ma di grande interesse proprio anche nella sua incompiutezza, che ha un titolo molto significativo, Album di vestiti, che è pubblicata postuma, ma di grandissimo interesse.